Ragazzi, sembra che Badrari sia veramente impazzito. Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a parlare di un po' di scoop del mondo del fighting, perché era già un po' che non facevamo qualche scoop un po' piccantuccio su qualche fighter, su qualche atleta ultimamente, e pertanto direi che è arrivato giusto il momento di farne qualcuno. Il protagonista di questo scoop non è niente proprio di meno che la leggenda della kickboxing mondiale, Badrari. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni perché tutti noi, tutti voi conoscete sicuramente questa leggenda. Per chi di voi ha seguito ultimamente il profilo ufficiale di Badrari, ha notato che c'è qualcosa di strano. Infatti nei suoi ultimi post, nei suoi ultimi feed Instagram, notiamo dei post veramente strani ragazzi, veramente assurdi, che nessuno di noi sicuramente si sarebbe mai aspettato da un personaggio come Badrari. Cioè l'abbiamo sempre visto Badrari come una figura autoritaria, un personaggio serio, un personaggio impostato, e non ti aspetteresti sicuramente di vedere da un personaggio così dei post del genere come quelli che sta appunto pubblicando ultimamente. Questa storia è cominciata più o meno un mesetto fa, dopo il suo match, dopo il suo ultimo match dove ha perso per KO contro Vrozek. E in ogni caso, vedendo l'assurdità di questi suoi ultimi feed su Instagram, sono arrivato alla conclusione che ci potrebbero essere tre possibili opzioni. La prima, il profilo Instagram di Badrari è stato hackerato da qualche hacker in giro per il mondo che ha voluto rubargli l'account con la sua identità e tutto quanto, per prenderlo in giro postando appunto queste cose strane sul suo profilo. La seconda opzione, Badrari ci sta trollando tutti quanti con questi post e vuole prendere in giro, non so, magari il mondo del social, cominciando a creare scalpore e hype tra la community che lo segue. La terza opzione, ragazzi, quella anche più quotata comunque nei commenti di questi ultimi post dalla community, è che Badrari abbia preso talmente tante botte in testa e tutti questi ultimi KO che l'hanno fatto diventare pazzo. Non per niente, se scorrete tra i commenti di questi post, notate una valanga di gente che va a dire: Badrari, mi sa che dopo tutti sti colpi, dopo tutti sti pugni in testa che hai preso, sei diventato assolutamente pazzo. E andiamo a vedere un po' quali sono questi post assurdi che mette Badrari sul suo profilo. Come ad esempio, ne apro uno a caso, questo personaggio di un cartone animato tutto arrossito con scritto in didascalia emotionally charged, carico di emozione, che non ha alcun senso. Cioè provate a pensare a Badrari che sale sul ring per fare guerra contro tutti i suoi avversari, un personaggio duro, cattivo, che posta queste cose qua. Oppure ancora meglio, post di questo tipo, come ad esempio questo post di un'immagine in cui vediamo una volpe che salta una pecora, con scritto da parte di Badrari: niente di speciale, solo una volpe che salta la sua cena. Cosa vuol dire? Badrari, cosa, che droghe stai utilizzando? O ancora meglio ragazzi, il post di questo ragazzo seduto sopra un lavabo che sta pescando dentro un cesso, con scritto in didascalia: penso di essere un po' diverso. A me fa ridere leggere i commenti sotto questi post da parte della community, che fanno scassare. La cosa più assurda ancora è che nella biografia principale del suo profilo Instagram, Badrari ha cambiato la sua precedente bio con questa nuova in cui scrive Owner of Willy Wonka Chocolate Factory, cioè capo della fabbrica di cioccolato Willy Wonka. E addirittura la sua foto profilo è quella del protagonista Willy Wonka della fabbrica di cioccolato. Non ha senso, tutto ciò non ha senso. E diciamo che fra le tre possibili opzioni descritte prima, io sarei più propenso per quella dell'hacker che le ha rubato il profilo. Tuttavia però ci sono comunque dei post sul suo profilo Instagram, tra un post assurdo e un altro, come ad esempio questa foto con Charlie Bucket che ha postato, che sicuramente l'ha postata lui a questo punto. Cioè non mi spiego com'è possibile, se il profilo è hackerato e lui comunque continua a postare, perché non cambia password, perché non c'è, tutto ciò non ha senso. Non riesco a darmi ancora una spiegazione a come mai esistono sia questi post assurdi che comunque ancora post suoi che pubblica comunque lui, sempre se a sto punto l'abbia pubblicato effettivamente lui. In ogni caso ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate di Badrari. Sarà veramente impazzito o effettivamente gli hanno hackerato il profilo? Ci vediamo al prossimo scoop, al prossimo video. Always!